Un doppio turno casalingo con Monza e Brescia, dove trovare punti pesanti per presentarsi nelle condizioni migliori al successivo doppio scontro diretto con Entella e Cosenza, partite che chiuderanno l'anno solare 2020. Calendario senza tregua in Serie B, un problema in più per squadre come il Pescara che hanno iniziato male la stagione e hanno poco tempo per lavorare sui propri limiti. Roberto Breda prova a massimizzare i risultati e a sorridere per alcuni recuperi. Balzano torna a disposizione. Seter, dopo la mezz'ora scarsa disputata all'Arena Garibaldi, è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Sarà la presenza del centravanti colombiano la principale novità al fianco di Galano. In difesa, il tecnico biancazzurro ha un solo dubbio, Gut o Antei, con il giovane brasiliano che sembra favorito dopo la prova senza grosse sbavature di Pisa. Vanno verso la conferma Bocchetti, Scognamiglio, Jarosinski, quinto di sinistra, anche per le condizioni non ottimali di Inzita, e Bellanova a destra, insediato solo in parte da Balzano, anch'egli non al 100%. Qualche novità può esserci in mediana, uno tra Omeonga e Fernandes può strappare la maglia da titolare a Valdifiori. Vogliamo cercare di dare continuità anche di risultato, perché ancora la classifica lo richiede, e perché alla fine fare risultato ti permette anche di lavorare in maniera un pochino più tranquilla. Vorrei una via di mezzo tra la partita di Vicenza e l'ultima, nel senso che mantenere l'equilibrio dell'ultima partita di Pisa, però anche una voglia di proporre e di cercare il tiro, perché col Vicenza hai fatto 17 tiri che avevi col Vicenza. Col Vicenza siamo stati propositivi, ma non siamo riusciti a lavorare sulle preventive bene, sulla ricerca poi di tenere il campo in una certa maniera. Sappiamo perché. Il Monza di Cristian Brocchi è stato costruito dall'asse Berlusconi-Gagliani per essere protagonista. Ha avuto diverse difficoltà iniziali, ma è reduce da due vittorie consecutive convincenti che l'hanno riportato in zona playoff nel drappello delle migliori. Duelli ex, il difensore Davide Bettella, che dopo un infortunio di inizio stagione sta trovando continuità, e il fantasista José Machin, i cui spazi si stanno restringendo sempre di più con l'entrata in forma di Boateng, e potrebbero scendere ai minimi termini quando sarà pronto Balotelli. Tanto che qualche spiffero di mercato parla già di un possibile terzo ritorno in biancazzurro del guineano. Intanto Breda inquadra così l'ostico avversario. Il Monza è una squadra che si è stata ha avuto anche delle partite dove si è sbilanciata, però ha cambiato qualcosa tatticamente, soprattutto nelle ultime due, e trovando anche dei benefici perché le ha vinte tutte e due. È una squadra che in ogni caso è forte negli elementi. Credo che abbia dei punti che dove noi possiamo far male, e certo che cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Boateng è un giocatore che con questa categoria non c'entra niente. È logico che da certi punti di vista è una bella sfida, perché quando tu misuri con giocatori forti di caratura internazionale, anche per chi lo affronta diventa ancora più interessante provare a mettersi a confronto. E logicamente in questo abbiamo provato delle alternative, anche perché nel loro cambio tattico proprio c'è stato un suo spostamento, perché è passato da mezza punta ad attaccante di destra, e in tutte e due le situazioni dobbiamo essere bravi a capire come andare a limitarlo. Pescara e Monza tornano a incrociarsi a distanza di quasi 20 anni. Nei precedenti all'Adriatico Cornacchia, il Pescara si è imposto 7 volte, l'ultima nel novembre del 98, 1-0 rete di Gelsi su rigore. Tra i brianzoli c'erano in campo un giovanissimo Massimo Oddo e Gabriele Aldegani tra i pali. 5 i pareggi e una sola vittoria del Monza nel settembre del 2000, 1-2 con reti di Branca, Lantignotti e Palumbo. Dopo Paterna di Teramo a Pisa, seconda consecutiva direzione di gara abruzzese per i biancazzurri. L'arbitro sarà Federico Dionisi dell'Aquila, con cui c'è il precedente dell'1-1 col Frosinone dello scorso luglio. Nessun precedente invece con il Monza.